Buongiorno, family. Come al solito non può mancare il video di Deborah. Ora mi prendo il mio caffè e inizio a fare le mie faccende domestiche. Sono le 8:30, sto ancora con il pigiamone. Mi sono alzata da 5 minuti perché mi sono alzata da 5 minuti. Mio marito è stato a lavoro stamattina e io, come faceva freddo stare agli piedi fino alle 8 in qualcosa per fare i servizi, ho preferito andarmi a mettere nel letto. Nel letto ho visto un po' sul telefonino, su Instagram, ho guardato poi i miei social e poi mi sono visto qualche video di Nadia Vecchio, di Nadia M Vecchio. All'improvviso mi sono quasi appisolata, ma erano già le 7:30 quando mi stavo appisolando, per cui un'ora, neanche un'ora, 7:30, mi sono alzata che erano le 8:20, quasi un'oretta me la sono fatta, però va niente, io ora mi petto. Il mio amato caffè che mi dà la carica, più la carica di Deborah, e iniziamo la giornata. Si vede che sono bruttissima prima mattina. Mi trovate ancora con il pigiamone, perché adesso ho finito di guardarmi il video di Deborah e ora iniziamo veramente a fare le faccende domestiche, fare le cose di casa. Iniziamo veramente. Allora, ho raccolto pure gli stracci da fuori, che io uno o due volte alla settimana li lavo tranquillamente. No, questa la metto per lavare a terra, questa della polvere e questa tacciolla per lavare a terra li metto nel ripostiglio. E mi prendo anche il secchio e di acqua che mi piace vedere Teppi nel suo video, e mi sto trovando super bene a lavarci. Ecco qua. Ah, fortuna la spia polvere. Mettiamo anche la folletta, la sono proprio dimenticata, già stavo qua. Eccola qua, abbiamo preso pure la folletta. Ora non posso fare il video così logicamente, perché non vi faccio vedere come state messe. Però prima volevo salutare Francesca.
Aspettate. Aspettate un attimo. Ah, Francesca Caracciolo. Un bacione, tesoro. Ve l'ho detto già nel video, nel vlog di ieri, il motivo perché non vi saluto. E sento che non ho un altro telefono con me. Non posso vedere chi vuole essere salutato. Perché io con il telefono faccio il vlog. Per cui, allora, vi volevo far vedere dove state appoggiate, family. Cosa mi sono inventata per farvi per appoggiarvi, ecco qua. Sulla massa dei selfie. L'unica cosa che ho trovato in casa dove dove potevi appoggiare, per cui appesate c'è lo sfosso tra virgolette. Allora, e ora mi rifaccio il letto. Devo fare il letto, passo l'aspirapolvere e faccio tutte le mie faccette domestiche. E oggi pure ci sta una giornata di sole, per cui top. E oggi è venerdì, nemmeno ieri ho pulito i vetri, perché sono andato con mio marito a Salerno. Però voglio trovare un giorno per pulirli, anche dopo, se posso dare soltanto una passatina così, ma ce la voglio dare, voglio pulire. Io ora mi metto in opera, se no chiacchio e non faccio più nulla. Ci aggiorniamo dopo, magari anche in outfit casalinco, a posto del pigiamone. Sì. Eccoci, family, sono le 10:25 e sto con il pigiama. Ora immediatamente abbasso le sedie e metto a cucinare i fagiolini per lui e la zucca per me, perché sono le 10:30 e io ho finito di fare i servizi, per cui ora abbasso le sete e mi dedico a cucinare, perché sennò si va ancora più tardi e non ce la faccio per quando viene mio marito. Mamma mia, raga, noi casalinghe cogliamo sempre, cogliamo a fare i servizi, cogliamo a cucinare, dobbiamo correre per fare la spesa, dobbiamo correre, i panni da lavare, i panni da entrare, i panni da stirare, cucinare, servizi, spese, magari chi ha qualche figlio, correre per accompagnare la scuola, correre per portarla ai prendere. La vita di noi casalinghe è sempre di corsa, sempre. Ora passo le sete e poi mi dedico ai fornelli. Vi ringrazio perché nella video ricetta avete detto
Mi avete fatto tantissimi complimenti, vi ringrazio anche sotto il vlog, mi avete fatto moltissimo, moltissimi complimenti, vi ringrazio. Poi vi volevo dire un'altra cosa. Io mi asso presto quando mio marito deve fare il turno di mattina a lavoro. Però questo non vuol dire che io faccio la schiava a mio marito, perché mi alzo anch'io presto e ci preparo la colazione. Questo non vuol dire essere schiava, no. Mio marito il caffè, il latte se lo sa fare da solo, ma se si dovesse fare le cose da solo è stato inutile sposarci. Per cui io, con una brava moglie, io servo a mio marito, ci faccio il latte, ci faccio il caffè, lo cucino e tutto, mi prendo cura di mio marito. Per me questo non vuol dire essere schiava di mio marito oppure essere schiava di casa, no. Che a me mi piace prendermi cura di mio marito, alzarmi, prepararci il latte, prepararci il caffè, in modo tale che lui, quando si alza dal letto, trova sulla tavola il latte, i biscotti, il caffè appena fatto. Per cui non significa che io faccio la schiava, no. A me non mi pesa prendermi cura di mio marito, poi se a te pesa sono problemi loro. Io lo faccio con amore, una cosa per mio marito, per cui non mi pesa nulla. E per me questo non è non è fare la schiava al marito. E non è neanche fissiarlo, come mi hanno detto. Ah, ora capisco perché molti uomini, quanto restano vedovi, subito se ne trovano un altro, perché voi mogli li fissiate. Io mio marito non lo fisso, anzi magari lo coccolo preparandoci qualcosa di più particolare, ma non lo fisso. Lo faccio perché lo amo, lo faccio perché sono una moglie e voglio prendermi cura di mio marito in tutto e per tutto. Per me essere moglie è anche questo. Vi parlo sinceramente, per me essere moglie non significa solo nella camera da letto e non vado oltre. Per me essere moglie significa prendersi cura di una casa, prendersi cura del proprio marito, prepararci il pranzo, la cena, ma anche la colazione. E certo che mio marito la fa a casa, ce la preparo. Per me questo è essere una buona moglie. Ora a voi con me, se sono una buona moglie o una cattiva moglie, che lo coccolo, che lo fisso. A voi i commenti giù sotto nei video. Ora veramente abbasso le sedie e ci accendiamo dopo. Spero di essermi fatta capire. Sto preparando il pranzo e la cena. Ora vi faccio vedere che cosa preparo. Per pranzo mio marito ci faccio la pasta oppure il riso con i fagiolini, che ora li sto facendo cuocere. Per me zucca. Pensa sera, se per me che per mio marito, fagiolini all'insalata. Allora, sicuramente vi chiedete fagiolini a pranzo, fagiolini a cena. Allora, a pranzo ce li faccio con la pasta o con il riso, dipende da mio marito come li vuole. Ma per cena faccio i fagiolini all'insalata, che ci piacciono moltissimo, e poi
si sa che le vetture vanno benissimo, anzi, meglio vetture che cose come salumi e schivessette fare. Si sa, le vetture le possiamo mangiare sempre e in quantità, perché sono molto molto buone. Per cui per pranzo, ve l'ho detto, per me mi faccio la zucca, per mio marito i fagiolini con la pasta o con il riso, e per stasera fagiolini. Mi sono cambiata, mi sono messa la tuta di militare di mio marito. Io ho preparato pranzo e cena, la mia vellutata di zucca, il risotto con i fagiolini per mio marito, perché ha voluto il riso, e lì ci sono i fagiolini che ho arrivato a scolare, e li faccio raffreddare per stasera, che facciamo l'insalata di fagiolini. In più ci ho fatto anche un'altra cosa mio marito, una bella bruschetta. Ci ho fatto anche la bruschetta, lui non me l'aveva richiesto, ma ce l'ho voluto fare io di mia, del mio piacere. Se per qualcuno fai tutto questo, bruschette, stasera e pranzo, per mio marito significa essere schiava, per me no, me ne dispiace. Ci aggiorniamo dopo. E eccoci family, sono le 21:20, io chiudo il vlog. Abbiamo già cenato, ora mio marito si mette il caffè, tolgo la tovaglia, faccio partire la vassoviglia e lavatrice dei panni di colori e vado a nanna. Non vedo l'ora che viene mercoledì per farmi le unchiette, perché sono 41 giorni oggi che ce l'ho fatte, e questo qua, il mignolo della mano destra, inizia a farmi male, ma male molto. Non me le vorrei fare a volte, però mi piace avere la mano ben curata, per cui devo solo aspettare che viene mercoledì per farmele, sperando di riuscire ad aspettare mercoledì, che se mi fa male così come oggi, secondo me il mignolo non ci arriverà proprio a mercoledì. Io vi saluto e ci vediamo domani con un nuovo vlog. Buonasera, buonanotte. Anzi, ora che c'è lui, ve lo faccio dire da lui quella cosa. Allora, perché io ti preparo la colazione la mattina, che ti faccio caffè e latte, hanno detto che come fossi una schiava. No, è libero e indipendente, mia moglie. Me l'ha detto lui. Lo ripeto, per me essere moglie
e anche prepararci la colazione la mattina. Quasi divide tutto e nessuno comanda. Le cose si fanno entrambi. Per cui ci vediamo domani con un nuovo vlog. Ciao!